carico su questi anni sul nostro territorio. Sono stati interventi sempre discussi con l'amministrazione. In particolare vorrei sottolineare quello che abbiamo fatto con un finanziamento europeo, in realtà nel bocco del Bozzente sull'Olona e l'allargamento dell'arco dell'Olona nella zona di San Martino, che è stato un intervento in realtà di naturalizzazione, nel senso che invece di confinare le acque, lì c'è uno spazio che ha potuto aprire l'alveo e consentire peraltro al Bozzente, che si incrociava praticamente a T, flusso del Bozzente con il flusso dell'Olona, fare un avviamento, quindi una risistemazione delle sponde, in maniera che trovassero le acque minore resistenza quando l'Olona viene. Entrambi questi interventi realizzati in un'unica soluzione, almeno per ora, hanno prodotto risultati positivi, perché se vi ricordate stiamo parlando di un'altra zona di Roma, zona sud, è oggetto di allagamenti molto frequenti che adesso non ci sono più, poi ce ne arriveranno domani, ma insomma fino ad oggi non ne abbiamo. Questo per dire che i ragionamenti sugli interventi, quelli che sono stati fatti, ci hanno ancora una variabilità che deve essere analizzata. Il fatto che verrà aperto a breve la vasca di laminazione in Erdiano ci consentirà anche di capire se i calcoli fatti in teorica sono poi effettivamente quelli che riscontriamo in pratica. Ci tengo a questo aspetto perché il tempo con cui è stata realizzata la vasca di laminazione in Erdiano, nonostante le ottimistiche previsioni che ci avrebbero essere un ingegnere, nel 25 anni da quando si è pensata e 15 anni da quando si è arrivato ad un livello di progettazione.